Nordafricano trovato privo di sensi a bordo di un peschereccio a Pesaro, disposta l'autopsia e sequestrata l'imbarcazione, indaga la capitaneria di porto. Ennesima aggressione nei confronti di medici e infermieri al pronto soccorso di Pesaro, il primario Umberto Gnudi annuncia su Facebook una protesta simbolica. Su Fano TV la testimonianza di una docente di Fabriano sospesa dal lavoro perché senza Green Pass, è ingiusto e discriminatorio, ha detto: sono stata punita per aver esercitato il mio diritto alla libertà di scelta. Superstrada Fano Grosseto, finiranno entro la prossima settimana i lavori di asfaltatura tra Bellocchi e Lucrezia, l'annuncio dell'assessore Francesco Baldelli dopo il sopralluogo con i tecnici ANAS. A Cartoceto torna la mostra mercato dell'olio e dell'oliva, degustazioni, arte, visita ai frantoi, ma anche un omaggio a padre Pigini e grande musica al Teatro del Trionfo. Fuori Brodetto ha premiato i migliori chef all'Istituto Alberghiero Santa Marta, ecco i più bravi selezionati dalla giuria, composta da giornalisti e gastronomi. Buonasera, ben ritrovati sul canale 17 di Fano TV per questa nuova edizione di Occhio alla Notizia. È stato ritrovato privo di sensi dai suoi colleghi il marittimo nordafricano deceduto su un peschereccio al largo del porto di Pesaro. L'allarme è arrivato alla capitaneria questa mattina intorno alle 8:30. L'uomo è stato riportato a terra, ma ormai era troppo tardi. Il 118, nonostante i tentativi di rianimarlo, non ha potuto fare altro che dichiararne la morte. Al momento si pensa ad un malore improvviso, ma si attende l'autopsia. Sia disposta dal pubblico ministero. Sul caso indaga la capitaneria di porto, mentre il peschereccio è stato sequestrato. Un ciclista di 58 anni invece è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto questa mattina alle ore 11 in via Le Grotte, una strada larga appena 3,50 m, situata nel comune di Mondolfo. L'uomo, residente a Piano Marina, ha urtato con la bici il fianco sinistro di una Fiat Panda che stava sopraggiungendo dal senso opposto. A causa dell'impatto, il ciclista è caduto a terra ed è stato trasportato dall'eliambulanza al Torrente di Ancona. Ha riportato una lesione guaribile in 30 giorni, illeso invece 69enne, anche lui di Mondolfo, che era alla guida dell'auto. Sul posto i carabinieri di Terre Roveresche e i vigili urbani, che hanno chiuso temporaneamente la strada a bassa intensità veicolare per eseguire i rilievi di legge. Ed ora passiamo alla testimonianza di Roberta, docente di lettere di Fabriano, sospesa dal lavoro perché senza Green Pass. L'insegnante ha definito il certificato verde ingiusto e lesivo della libertà di scelta, per questo continuerà la sua battaglia anche nei prossimi mesi. Sentite. Non ho il certificato verde perché in libertà ho scelto di non vaccinarmi. Non ho il certificato verde perché non trovo corretto che le istituzioni abbiano prima dato la possibilità di scegliere, poi l'hanno reso obbligatorio in modo surrettizio, pena l'esclusione dalla vita sociale e addirittura dal lavoro. Inizia così la lettera di Roberta Salimbieni, 50 anni di Fabriano e docente di lettere alla scuola media Gentile, che oggi racconta della sua sospensione provocata dall'introduzione del lasciapassare, ritenuto inutile dall'insegnante perché non contrasta l'epidemia e non attesta che il titolare è sano. La sua, come ci tiene a specificare, è una disobbedienza civile verso un provvedimento ingiusto, discriminatorio e illegittimo. Innanzitutto io ho deciso di non vaccinarmi tempo fa per una mia storia personale e perché ho ritenuto, cioè io nei confronti del vaccino ho sempre avuto dei dubbi. E io ho avuto il Covid a dicembre scorso, quindi avevo una copertura anticorpale abbastanza alta e quindi ho ritenuto opportuno non vaccinarmi, anche perché avevo ricevuto delle informazioni relativamente al vaccino molto contrastanti. E quindi ho avuto anche un po' paura. Poi è uscito il decreto che consentiva ai docenti di entrare a scuola o con il vaccino o con il tampone ogni 48 ore. Un provvedimento non condiviso dalla docente perché ritenuto in contrasto con i principi in cui crede e sui quali basa il suo ruolo di madre, di docente e di persona. Roberta, infatti, ha sempre cercato di insegnare agli alunni e ai suoi figli di 12 e 15 anni, sia a parole che con l'esempio, a informarsi, a mettere in dubbio, a discutere, a non giudicare mai l'altro, ma ad accoglierlo a prescindere, ad ascoltarsi dentro, per poter scegliere senza troppi condizionamenti e infine a combattere per delle idee, per i diritti che sono innati e che nessuno ci dà e dunque non ce li può neanche togliere. E in questo periodo lei è stata criticata? Mi è stato detto che io sono una cattiva maestra perché in qualche modo con il mio gesto ho come insegnato ai ragazzi a disobbedire alle regole.
E vorrei sottolineare che questo non è, cioè non me lo sento come critica, cioè non mi appartiene, perché in realtà io mi sono fatta da parte rispetto a questo provvedimento. Non pretendo assolutamente, non sono una persona aggressiva né violenta e quindi io non pretendo di andare a insegnare senza nulla, ma semplicemente io ho detto no al Green Pass, a questo certificato, proprio perché lo ritengo ingiusto, lo ritengo discriminatorio, lo ritengo anche non in linea con i regolamenti nazionali e sovranazionali. Quello che voglio dire ai ragazzi non è quello di disobbedire alle regole, ma che qualche volta la regola non è detto che sia così giusta, che sia così equilibrata e che quindi loro possono anche in qualche modo discuterla e prendere posizione. Roberta vorrebbe che gli studenti, i genitori e il suo dirigente pretendessero da lei non un certificato verde, ma certificati che attestino la sua preparazione e le sue competenze. Lei, che si è guadagnata il suo posto di lavoro con un regolare concorso pubblico e ha frequentato numerosi corsi per mantenere alto il suo profilo professionale. Lei, che si è sempre prodigata nella scuola, anche ricoprendo incarichi di responsabilità. Io sto raccogliendo tante testimonianze perché poi le persone mi scrivono, sono state molto carine perché ho ricevuto tanta solidarietà da persone le più disparate, non solo da insegnanti, anzi, soprattutto da altre categorie, da altre persone che appartengono ad altre categorie lavorative. E le posso dire che molti sono stati costretti a vaccinarsi, quindi a disattendere la loro scelta, perché purtroppo non riescono a pagare i tamponi e quindi io lo vedo come uno strumento, non mi vergogno a dirlo, coercitivo. Infatti il provvedimento le ha tolto non solo la possibilità di esercitare i suoi diritti, ma anche lo stipendio. Inoltre le è stata comminata una sanzione di 400 euro come previsto dal decreto. Mi sento punita, ha detto la docente, da uno strumento scorretto e di natura politica, non sanitaria, perché questo è un modo per costringerci a fare una scelta che altrimenti non faremmo, cioè quella del vaccino. E se il Green Pass dovesse essere prorogato? Spero che venga tolto il prima possibile. Se dovesse invece essere prorogato, io mi riservo il tempo per decidere. Adesso io sinceramente non saprei cosa fare. Probabilmente continuerò ad astenermi dal lavoro, quindi continuerò ad essere sospesa, perché la mia vuole essere una sorta di battaglia per un diritto, per poter ritornare a vivere senza esibire un certificato. Vivere come prima in maniera libera perché ne abbiamo diritto e se ci dobbiamo tutelare dalla pandemia, come è giusto, penso che non debba essere i diritti alla libertà, la scelta non debbano essere subordinati perché sono troppo importanti per me. Domani alle 10 per un minuto gli operatori sanitari del pronto soccorso di Marche Nord incroceranno le braccia per protestare contro l'ennesimo episodio di violenza avvenuto al pronto soccorso di Pesaro e contro l'insostenibile situazione in cui versano tutti i pronto soccorso italiani, che rischia di mettere in ginocchio l'intero sistema sanitario nazionale. Lo denuncia sulla pagina Facebook il primario Umberto Gnudi dopo l'aggressione avvenuta ieri intorno alle 19:45 ad opera di un ragazzo che è andato in escandescenza, rivolgendosi con insulti, graffi e persino sputi in faccia all'infermiera, per poi sferrare un pugno ad un altro infermiere accorso in aiuto della collega. L'aggressione ha coinvolto in totale 5 infermieri del pronto soccorso e uno di loro ha riportato un trauma alla spalla. A nulla è servito l'intervento di sedazione a breve durata, poiché, passato l'effetto del farmaco, il ragazzo ha ripreso nuovamente ad aggredire il personale, tanto che è stato necessario l'intervento delle forze dell'ordine. La direzione dell'azienda rende noto che sono state intraprese le opportune iniziative presso l'autorità giudiziaria competente. E adesso l'aggiornamento che riguarda il Covid. Sono 2 i decessi legati al virus che si sono verificati nell'ultima giornata nelle Marche. Si tratta di un uomo di 75 anni, residente a Serra dei Conti, e di un 86enne di Pesaro. Nel percorso nuove diagnosi, invece, positivi riscontrati sono 159. La provincia con il maggior numero di contagi è quella di Fermo, dove ne sono stati rilevati 39, mentre a Pesaro Urbino se ne contano 23. Negli ospedali della regione i ricoveri sono 81 in totale, un dato rimasto invariato rispetto a ieri. Sale leggermente sia il numero di pazienti in terapia intensiva che quello dei degenti in semi-intensiva.
Cambiamo argomento. Si sentono in gabbia i commercianti di via Almerici, in pieno centro storico a Pesaro. Dal 25 ottobre scorso le tre attività sottostanti Palazzo Antonioli sono letteralmente impacchettate per via della ristrutturazione dell'edificio. I lavori andranno avanti fino al 23 dicembre e questo inevitabilmente creerà non pochi disagi. Il servizio di Angelica Panzeri. Negozi ingabbiati e commercianti che per farsi notare dai clienti devono fare capolino con la testa dai loro locali. E tutto questo, dettaglio non da poco, accade nel periodo più promettente dell'anno, cioè quello che precede il Natale, dunque lo shopping delle feste. Siamo in via Almerici, pieno centro storico di Pesaro, laterale di via Branca, una strada culturalmente nobile, nonché la stessa che conduce alla piazza del Conservatorio Rossini. Qui dal 25 ottobre scorso tre commercianti storici della città sono alle prese con le impalcature ingombranti per la ristrutturazione di Palazzo Antonioli, uno dei condomini storici e di pregio, che necessita, dal canto suo, di un recupero architettonico e di messa in sicurezza. Il problema però sta nel fatto che al piano terra di quel palazzo ci sono la libreria per bambini Le Foglie d'Oro e le due attività di rivendita musicale Baldelli e Fabbrini, letteralmente impacchettate. Impalcature che, tra l'altro, rendono la via già stretta ancora più strizzata. Come raccontano gli stessi commercianti, non sono mancati i disagi, con tutte le relative conseguenze, anche per quel che riguarda, ad esempio, gli addobbi natalizi che quest'anno, da parte loro, non potranno essere allestiti per via del cantiere. Essendo solo i negozi sotto, insomma, sotto il palazzo, non abbiamo avuto nessuna voce in capitolo. Quando l'abbiamo saputo, gentilmente l'impresa è venuta a avvisarci, ma per fortuna l'impresa che ci ha avvisato una settimana prima, abbiamo provato a chiedere di rimandare i lavori, soprattutto perché, insomma, dopo 2 anni di questo genere, avere anche il Natale decisamente più in difficoltà, così insomma, speravamo, insomma, si potessero rinviare anche solo di un mese o due. Ovviamente ci è stato detto di no, ma neanche, non ci è neanche stato detto niente, e così partiamo in difficoltà. Adesso è vero che sono tre negozi che tutti più o meno conoscono, però comunque il passaggio così te lo giochi. In più questo noi ci costringe a tenere le porte chiuse, che per il discorso Covid, insomma, ci mette, a me mette un po' di difficoltà. Cioè, l'anno scorso noi penso che in parte ci siamo salvati anche perché abbiamo potuto tenere le porte sempre aperte. Abbiamo i clienti che devono aspettare fuori, aspettare fuori con una porta chiusa, insomma, è diverso che aspettare fuori con una porta aperta. In più sotto i lavori, insomma, io ovvio che sono preoccupata, però di necessità virtù, perché tanto non ci potremo fare niente, non possiamo addobbare niente. Le toglieranno intorno al 23 dicembre, quindi vuol dire praticamente rimanere gli ultimi 2 giorni senza addobbi, anche tutto il periodo della Befana senza un addobbo e senza la possibilità di farli. Con questo fatto penso anche dei bonus che ci sono ora. E sì, siamo impacchettate fino a Natale, il che ci porterà del disagio sicuramente. L'impresa sta lavorando bene, perché ho visto anche questa mattina hanno dovuto cominciare a, non so, scalcinare i punti più brutti, e puliscono subito, ci dovrebbe essere gente in circolazione. Adesso vediamo, l'unica cosa, se riuscissimo magari a far spostare la data dello smontaggio dell'impalcatura, quello potrebbe essere. Ammesso poi che gli vada tutto liscio con i lavori, perché già è iniziata a piovere, quindi possono lavorare meno di quanto forse pensavano. Non possiamo fare le vetrine perché è tutto chiuso e purtroppo il lavoro è quello che è da quando è successo questa pandemia, e cerchiamo di andare avanti fino a quando possiamo. Quindi quest'anno, signora, anche senza addobbi? Senza addobbi, sì, per forza. È addirittura d'arrivo il cantiere sulla Fanno Grosseto e i lavori di rifacimento della pavimentazione nel tratto che va da Bellocchi a Lucrezia termineranno entro la fine della prossima settimana, meteo permettendo. La strada verrà riaperta integralmente, sarà ripristinato il limite massimo di velocità pari a 110 km orari. Lo annuncia l'assessore regionale alle infrastrutture e ai lavori pubblici Francesco Baldelli, che questa mattina, come vedete dalle fotografie, si è recato sul posto per verificare insieme ai tecnici dell'ANAS lo stato di avanzamento dei lavori e la qualità dell'intervento. Una nuova pista ciclabile, un marciapiede ma anche nuove piante e luci. Nel prossimo servizio, che è stato curato da Filippo Pucci, vi mostreremo come diventerà entro dicembre via Negusanti a Fano, di fianco all'ex caserma. Il cantiere poi si sposterà in via 4 Novembre.
Via Negusanti non sarà più la stessa, anzi sarà dedicata un'ampia fetta a ciclisti e pedoni. Operai al lavoro da alcuni giorni nel cantiere che costeggia la caserma di Fano, dove l'amministrazione comunale sta realizzando l'ultimo tratto di pista ciclabile che collegherà in sicurezza il quartiere Sant'Orso al centro storico. Una riqualificazione di questa via, che è un ingresso del centro storico in continuità con Viale Garibaldi, recentemente anche questo riqualificato. Si tratta di un nuovo percorso ciclabile a doppio senso di marcia, in corrispondenza al lato della caserma, e un percorso pedonale. Asfalteremo anche questo tratto di strada e lavoreremo anche su lato, diciamo, sud di Via Negusanti, dove sistemeremo tutta la parte dei parcheggi e anche un altro percorso pedonale. Inoltre, ha aggiunto l'assessore ai lavori pubblici Fabiola Tonelli, verranno piantati nuovi alberi, installati dei nuovi lampioni a LED ed infine verrà realizzata un'isola spartitraffico nel mezzo di Viale Gramsci, che consentirà così ciclisti e pedoni di attraversare in sicurezza chi viene da Via Negusanti in direzione mare. Ridotti anche i parcheggi, niente soste auto a fianco della caserma, ma rimarranno quelli opposti, ma non più a spina di pesce. I parcheggi che erano presenti erano parcheggi in disco orario, quindi prevederemo un'altra area di disco orario in questa zona limitrofa, vicino, diciamo, alla scuola Corridoni, in modo che si ha questa alternanza di parcheggio, ma può essere anche, possono avere anche la possibilità i residenti con permesso R oppure P di trovare, insomma, in questa altra area di deroga al disco orario nella zona della scuola Corridoni. Stabilita anche la tabella di marcia, i lavori termineranno entro il periodo natalizio per poi, in un secondo step, iniziare altri interventi che da Via Negusanti arriveranno fino alla zona dei passeggi, più esattamente al semaforo del Ponte Rosso. Costo totale dell'intero progetto 250.000 euro. L'intervento proseguirà poi in via 4 novembre con questa ciclabile a doppio senso di marcia protetta da un cordolo fino all'incrocio con via Canale Albani e via dell'Abbazia. Metteremo in sicurezza anche quel tratto, quella curva dove c'è un marciapiede molto piccolo in questo momento, e lo allargheremo fino ad arrivare circa 2 metri, per appunto mettere in sicurezza anche l'attraversamento di quell'incrocio. Vedremo quindi una ciclabile rossa a doppio senso di marcia e un marciapiede di ampiezza 1,5 metri. Ci potrebbero essere dei disagi nella viabilità che mano a mano adesso vi comunicheremo. Faremo un incontro anche abbiamo già fatto un incontro con le associazioni di categoria, ma nello specifico incontreremo anche i commercianti per capire eventuali disagi durante l'esecuzione dei lavori. In vista dello sciopero indetto per lunedì 8 novembre nel settore dell'igiene ambientale, ASET S.p.A. fa sapere che chi abita nei comuni serviti dalla società dei servizi in cui è attiva la raccolta domiciliare potrà depositare i rifiuti come previsto dall'ecocalendario. ASET però non è in grado di garantire l'effettiva presenza di tutti gli operatori, quindi i cittadini sono invitati, in caso di mancato servizio, a ritirare sacchi o bidoni dalla strada per poi esporli di nuovo alla prima raccolta prevista in calendario e a seconda della zona. Inoltre non sarà garantita l'apertura dei centri di raccolta differenziata di Fano, Colli al Metauro e Pergola. Diamo spazio adesso alle vostre segnalazioni che ci portano a Fano per l'abbandono di rifiuti. Nei punti panoramici intorno all'eremo di Monte Giove, ci ha scritto un nostro reporter di strada, ci sono persone che scaricano di tutto, tra cui macerie, sacchetti dell'immondizia, contenitori di cibo e bottiglie di vetro. Ho chiamato più volte il comune l'ASET, ha specificato il segnalatore, ma se non viene sensibilizzata la coscienza delle persone continuerà questa maleducazione. Probabilmente, conclude, dovrebbero essere posizionati i cestini o quantomeno appositi cartelli. È stato presentato questa mattina a Cartoceto dopo il festival la mostra Mercato, che il 7 e il 14 novembre torna a celebrare l'oro verde delle Marche. Il servizio è stato curato da Letizia Marchionni. Un percorso
percorso articolato tra enogastronomia, arte, storia, tradizioni, natura e musica, il tutto in onore dell'oro verde delle Marche. Torna dopo lo stop dell'anno scorso causato dal Covid, Cartoceto DOP, il festival, 44esima mostra mercato dell'olio e dell'oliva di Cartoceto, la manifestazione che coniuga la maturità delle sue oltre 4 decadi di storia con tutta la ricchezza della proposta artistica del festival nato nel 2014. Cartoceto nelle domeniche 7 e 14 novembre si animerà grazie ad un ricco menù di iniziative culturali in un percorso che a partire da Piazza Garibaldi, roccaforte dei produttori, si snoda in più parti del borgo. Una manifestazione in cui il comune di Cartoceto, capofila dell'areale in cui nasce l'unica dopo le aree delle Marche, vuole raccontare, promuovere e tutelare il protagonista indiscusso del festival, l'olio. 45 anni sul territorio vuol dire che questa amministrazione ha da dire su tutto il territorio. Coinvolge tutto il territorio a partire dalle associazioni, dai produttori olivicoli, non solo dell'olio ma anche del vino e di tutti i prodotti enogastronomici. E l'olio, il consorzio che è nato circa nel 2000 Cartoceto, che è l'olio di Cartoceto, il marchio DOP Cartoceto, quindi è un consorzio di tutela, presente anche lui sul territorio, sulla nostra manifestazione, che farà degustare l'olio di quest'anno. La Proloco si occupa, oltre all'organizzazione di questa manifestazione, anche degli stand gastronomici. Quest'anno siamo come associazione l'unica che ha il dovere e il coso di fare degustare questi prodotti. Purtroppo non abbiamo aperto le osterie diffuse sul centro storico per vari motivi di sicurezza, quindi la Proloco è l'unica che gestirà questi 3 punti enogastronomici: Piazza Garibaldi, Piazza Marconi e l'osteria del teatro. La Proloco collabora con le varie scuole sul territorio, a partire dalla scuola dell'infanzia, il liceo Mengaroni, il Santa Marta, l'istituto alberghiero, l'alberghiero di Piobico, il Celli e il Cecchi l'agrario. Con loro ci sono sempre dei progetti che tutti gli anni riusciamo a sviscerare e a sviluppare. È stata una novità perché abbiamo voluto sempre allargare il nostro territorio e le nostre conoscenze su tutto il territorio. Già da quest'estate abbiamo lanciato il discorso turistico a Cartoceto con itineris, ma quello che è stato bello è la collaborazione con il consorzio, che abbiamo fatto 25 strutture alberghiere che hanno assaggiato il prodotto dell'olio di Cartoceto. Quello che è importante è far conoscere sia il territorio ma anche i prodotti d'eccellenza. Organizzata dal Comune di Cartoceto e dalla Proloco cittadina, la manifestazione, a cui per accedere è necessario il Green Pass, è stata presentata oggi nella sede di Confcommercio Pesaro Urbino e propone un programma denso di iniziative che è possibile consultare sul sito www.prolococartoceto.com. Un festival che nella tradizione si rinnova proponendo degustazioni, musica, cooking show, ma anche una nuova pagina dedicata a Padre Pigini. Si ripeterà la tradizione, quindi quelli che ormai sono appuntamenti assodati e soprattutto il mercato dei produttori in Piazza Garibaldi, quindi ci sarà lo stand anche qui in una location tutta nuova, ma ecco sempre nella tradizione dell'olio. Da qui avremo attorno tutte le altre iniziative come i sentieri verdi, gli spettacoli a teatro, gli spettacoli per i bambini, le marching band, anche tutte le varie iniziative itineranti e quindi gli artisti di strada. Quest'anno avremo una novità appunto che mira ad innalzare ancora di più il festival, che è un videomapping su padre Stefano Pigini, un frate scultore vissuto a Cartoceto, e quindi il nostro centro storico, Palazzo del Popolo in particolare, prenderà vita, si animerà di un videomapping tra arte e cultura. E quindi anche quest'anno Cartoceto DOP il festival, grazie alla collaborazione, al contributo delle associazioni, al patrocinio del Ministero delle Politiche Agricole, della Regione Marche e della Fondazione Marche Cultura, anche quest'anno riprenderà vita e ripartirà alla grande. Avremo 2 importanti appuntamenti a teatro da prenotare online attraverso Ciao Ticket. Avremo Chiara Civello e Rita Marco Tulli la prima domenica, il 7 di novembre, mentre il 14 avremo Bungaro e Marco Pacassoni. Anche qui non ci siamo risparmiati in fatto di qualità e buona musica, e quindi vi aspettiamo tutti nel nostro bellissimo e suggestivo Teatro del Trionfo. A Pesaro invece si è svolta la premiazione dei migliori chef del Fuori Brudetto.
Fuori Brudetto ha premiato i migliori chef all'Istituto Alberghiero Santa Marta di Pesaro. L'edizione 2021 ha coinvolto per 30 giorni fino al 17 ottobre 19 ristoranti locali protagonisti con il piatto della tradizione marinara a un prezzo convenzionato. Obiettivo: valorizzare una ricetta locale, patrimonio della città, e offrire uno slancio alla ristorazione tra i settori più colpiti dalla pandemia. Ed ecco i cuochi più bravi, selezionati dalla giuria composta da giornalisti e gastronomi. Scudo e la spada, il premio è andato a Santin, difensore del brodetto della tradizione fanese. La conversione del brodetto invece, premio speciale alla Tressa per avere conquistato il palato di cultori del cibo di campagna. Equilibrio spericolato e armonia al geniale percorso brodettato di Antonio Scarantino del ristorante Al Mare, e ancora brodetto di razza al brodetto fragrante del ristorante Villa Marina. Poi premio all'eleganza a quello raffinato e nobile del ristorante Lo Scudiero. Infine il premio brodetto extravergine è andato alla delicatezza in cucina del ristorante Porto Verde per l'uso di olio Evo e per il rispetto dell'eccellente materia prima. Però oggi vogliamo premiare anche quei ristoratori che hanno messo un po' di innovazione, hanno lavorato il prodotto magari in modo diverso rispetto agli altri anni. Non a caso siamo qui proprio all'alberghiero di Pesaro perché siamo in mezzo ai giovani, in mezzo a coloro che in futuro interpreteranno al meglio questa ricetta. Perciò confidiamo chiaramente nei ragazzi che sono qui dell'istituto per aumentare chiaramente, per incrementare la visibilità del piatto, per incrementare il successo che questo piatto ormai da 19 anni ha sulle tavole dei ristoranti non solo fanesi ma ormai di tutta la provincia e anche qualcuno fuori provincia. Siamo già al lavoro, ha aggiunto Fiorelli, per il Brodetto Fest 2022. A ricordare il successo e le novità dell'ultima edizione è stato invece Adolfo Ciuccoli, presidente di Confesercenti Fano. È stato veramente un tripudio, al di là delle 40 manifestazioni di chef stellati che hanno partecipato al Pala Brodetto con le loro ricette, con le loro caratteristiche particolari, è stata veramente una bella festa. Un plauso è arrivato dalla ristorazione coinvolta nell'iniziativa, la quale ha portato turisti da tutta Italia in un periodo di bassa stagione, consentendo di lavorare sempre a pranzo e a cena. Il Nord Italia, Lombardia, Piemonte e Veneto e il Centro Italia, Lazio, Umbria e Emilia Romagna sono state le regioni di provenienza dei turisti in arrivo per provare o riprovare il brodetto alla fanese. Soddisfatta della collaborazione anche la presidenza dell'Istituto Alberghiero Santa Marta. Per i ragazzi è molto importante che questo evento sia svolto all'interno del nostro istituto, perché il nostro istituto è sempre legato alle manifestazioni del territorio. Alberghiero di Pesaro, noi è da vari anni che collaboriamo con delle associazioni per la valorizzazione anche del pesce povero, quindi del pesce poco conosciuto, e quindi cerchiamo di far conoscere anche dei prodotti poco conosciuti, esaltando il loro carattere nutritivo nella presentazione di piatti elaborati. E questa era l'ultima notizia del nostro TG. Vi ricordo il numero di telefono dedicato alle vostre segnalazioni: 338-4968-250. E dalla redazione è tutto, un augurio di buona serata.